Ciao ragazzi, sono Massimiliano della Pizza Napoletana che vorrei. Sono qui perché oggi ho iniziato a aprire il mio primo canale, spero che vi piaccia e proviamo a fare delle pizze. Cosa dite? Dai, andiamo. Eccoci qua. Per avere una bella idratazione la facciamo al 65% Caputo Nuvola. Quindi abbiamo 832 grammi per questi qui sono 5 panetti da 280 grammi. Ok, io provisco a farli grandi, larghi. Dopo vedrete domani quando li farò. Quindi 200, 832 grammi, ricapitolando, farino Caputo Nuvola. 541 grammi di acqua fresca da rubinetto. Mi raccomando, rubinetto, senza nient'altro. Poi 1,1 grammo di lievito e 27 grammi di sale. Semplicemente sono queste. La vera napoletana si fa acqua, sale e lievito. Basta, non si è aggiunta di olio. Questo è il mio parere. Poi ognuno, ripeto, io la faccio a modo mio, voi la fate come volete. Se avete qualche dubbio o avete qualcosa per migliorare, io sono qua. Ok, partiamo con l'impasto. Io parto direttamente con la farina. Ok? Metto la farina completamente dentro, ci siamo, tutta, e abbasso giù la planetaria. Scusate l'inquadratura, ma oggi è così. E parto con farla girare e prepararla. E adesso prepariamo con gli altri ingredienti. Man mano che comincio a mettere dentro il mio bel mezza caraffa, facciamo, diamogli tempo di assorbire. Dopo prendiamo un cucchiaio, ci qua non farci caso al rumore, purtroppo la mia è un'impastatrice un po' all'antica, ma poi faremo anche quella con la spirale della Puglisi, che ce l'abbiamo, però ovviamente questi sono impasti piccoli, la Puglisi che ho io 8 kg, quindi è praticamente impossibile farla lì. Allora, aggiungiamo acqua, io nell'acqua, se vedete, ho aggiunto il lievito, l'ho sciolto, quindi l'ho sciolto, ne mettiamo ancora un po', ok? Questo impasto dovrebbe andare quei 10, 15, 20 minuti, di solito inizialmente un 15 minuti, 20 minuti ci vanno tutti. Ci vanno tutti, bisogna dargli il tempo di assorbire. Adesso facciamo che si assorba bene quell'altro poco di acqua. Bisogna dargli sempre il tempo di assorbirla la farina, non buttarla tutta insieme, mai tutta insieme, ok? Perché deve formare la maglia glutinica. Se non gli facciamo questo lavoro, lei rimane molle. Adesso noi gli diamo il tempo di assorbire ancora un po', andiamo avanti. Sto facendo questo video perché è un po' lungo, potrebbe anche essere diventare lungo. Lo è lungo, non è che potrebbe, lo è. Però lo faccio perché per tutte le persone che vogliono imparare a fare l'impasto vero napoletano. Questo è il vero impasto. Poi ci sono due metodi, secondo me, anzi tre, sono tre in assoluto. Io la biga non la uso. I metodi che uso sempre sono il diretto e quello indiretto. L'indiretto cosa vuol dire? Che si fa fare la lievitazione in frigo di 8 ore, in base al tipo di farina che si ha, in base anche alla forza glutinica che ha la farina. In questo caso noi possiamo tranquillamente farlo con la Caputo Nuvola 24 ore, tranquillamente, che è quello che faremo. Aggiungiamo ancora un po' di acqua, visto che la farina se l'è assorbita. Il sale è l'ultima cosa che metteremo, ok? Perché se il sale lo mettiamo adesso, l'impasto rimarrà duro. Invece noi non vogliamo che rimanga duro, rimane morbido. Deve rimanere morbido, vedrete poi come rimane. Sto mettendo al minimo come velocità, come vedete, non lo sto facendo girare forte. Diamo sempre il tempo, come vedete, l'impasto
si deve, adesso aumentiamo un pochino la velocità. Vedete che l'impasto incomincia a assorbirsi, vuol dire che tutta la pasta si sta assorbendo, vuol dire che le pareti cominciano a asciugarsi, e lasciamola andare ancora un po', perché è ancora umido l'impasto, bisogna dare ancora il tempo che la farina deve assorbire tutto. Ok, aggiungiamo l'ultimo goccio d'acqua. Diamogli tempo di assorbire. Quindi ricapitoliamo. Abbiamo messo la farina all'inizio. Abbiamo preso il lievito, l'abbiamo aggiunto nell'acqua, l'abbiamo sciolto e pian pianino all'inizio abbiamo messo tipo mezza caraffa. Dopo abbiamo aggiunto pian pianino un po' di acqua nel momento che assorbiva l'impasto. Vedete che adesso tra poco quell'impasto comincerà ad assorbirsi tutto. Adesso cominciamo a mettere il sale, sempre un po' alla volta. Il sale, state tranquilli che lo assorbe tutto tranquillamente. Ripeto che sono 27 grammi di sale. Ok. Ragazzi, io uso sempre le formule che le trovate anche sull'app, la confraternita della pizza, troverete anche l'app loro. Io mi trovo benissimo, che è un configuratore di pizza, nel senso, voi mettete, dopo ve lo farò vedere, vi manderò la ricetta sul blog, lo metto dentro, che voi potete mettere quanti panetti sono, che peso dovete fare, ok? Che temperatura dovete usare, lui ti dice quanto sale, quanta farina devi mettere, tutto, ti dice tutto, è fantastica. Usatela, perché poi farò un video su tutte queste due qua, perché sono veramente belle, sono fatte bene, ok? Faremo anche un video. C'è anche del video dei miei amici che fanno video su YouTube, che molto interessanti, ma veramente bello, io ve lo consiglio. Va bene, dai, adesso ci vediamo quando siamo a buon punto, va bene? A dopo. Bene, siamo arrivati alla fine, ci abbiamo messo esattamente 18 minuti. 18 minuti, l'impasto è pronto, vedete la consistenza. Adesso la tiriamo giù e la mettiamo se vi si appiccicano nelle mani, non è un problema, è normale, perché quando si ha comunque l'idratazione del 65% già, questo qua è il problema. Spostiamo questo che non serve a niente. Adesso, allora, vedete la consistenza? Questa è la consistenza giusta. Allora, adesso prepariamoci bene, ci stacchiamo un attimo questa qui. Incominciamo, prendiamo, tiriamo, usciamo e tiriamo, usciamo e tiriamo. Facciamo un po' di pieghe, perché comunque l'impasto ancora si deve rilassare, quindi non è un problema. Adesso facciamo questo lavoro, prendiamo, appoggiamo, stiriamo sotto, via, così. Ancora un po' di farina, un po' di impasto, via. Dobbiamo dargli il tempo adesso di lasciarla un po' riposare. Adesso lo lasceremo una mezz'oretta qui a riposare sulla spianatoia.
vedrete che poi quando faremo le prossime pieghe l'impasto sarà liscio come un culetto di un bambino, dico. Ok, la lasciamo qui, l'impasto è già pronto, prendiamo la campana, la giriamo all'incontrario e ci vediamo tra poco. Ok, ciao. Passata mezz'ora, questo è l'impasto, guardate che bello, come è già liscio e dobbiamo ancora massaggiarlo, guardate che ci sono già le nuvole. Allora, cosa facciamo? Io tendenzialmente gli do altre pieghe che non servirebbero perché sono già, è già l'impasto abbastanza tenace, però glielo diamo, chiudiamo ancora e poi chiudiamo così, guardate che bello liscio, guardate che impasto, così domani mattina quando dobbiamo tirarle fuori per fare i panetti, adesso sono le 8 di mattina, domani mattina io direi intorno alle 10 tiriamo fuori dal frigo e lo lasciamo. Adesso lo mettiamo, ovviamente un po' unto d'olio leggermente, lo chiudiamo, guardate com'è bello liscio, guardate che roba, guardate che bello. Chiudiamo, lo mettiamo a nanna in frigo per 12 ore, domani mattina lo tiriamo fuori, ok, e facciamo le palline, facciamo lo staglio, ci vediamo domani mattina, ciao. Siamo, allora ricapitoliamo tutto quello che abbiamo fatto. L'impasto è qua, adesso lo apriamo, guardate com'è bello, adesso lo lasciamo che si sgancia sotto. Allora, ricapitoliamo quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto la farina, acqua, sale e lievito, l'abbiamo fatta lievitare, l'abbiamo messa in frigo per, scusate ma ieri ho detto 12 ore, ma sono 24 ore di lievitazione perché sono esattamente adesso le 8 di mattina. Adesso l'abbiamo tirata fuori dal frigo e facciamo dei panetti da, come avevamo detto, da 280 grammi. Adesso io la tiro così, poi la pesiamo. Facciamo panettini semplicissimi. Tiriamo via un pezzo. Ok, poi ne dovrebbero venire 5. Esatti, da 280 grammi. Ok, l'impasto non vi preoccupate se lo sentite freddo, perché è ovviamente appena uscito dal frigo, quindi è ancora abbastanza compatto. A noi ci interessava fare la lievitazione lenta, si fa ovviamente in frigo perché ovviamente facendolo in diretta si mette in frigo per dargli una possibilità di rallentare la lievitazione, di farla, ma di farla a suo tempo anche. Bene, ok, aspetta, facciamo questo qua che la facciamo, vediamo cos'è rimasto. 240 grammi, possiamo farne un pezzettino di questo, un pezzettino di questo e un pezzettino così, e abbiamo fatto 265, rimarrà un po' più piccolo. Ok, allora facciamo le palline. Palline io uso la tecnica sempre come avete visto nell'impasto, quindi tiro fuori, metto dentro, tiro fuori, metto dentro, tiro fuori, metto dentro, tiro fuori, metto dentro, fin quando la sentite bella tenace. La pallina deve essere bella tirata, così fa partire la lievitazione. Chiudiamo dietro per essere sicuri, una cosa in più, e poi creiamo la pallina e la mettiamo nella cassetta. La cassetta io l'ho tenuta spolverata un pelino di farina rimacinata e niente, adesso andiamo avanti a fare le altre palline
E cosa facciamo? Ci vediamo più tardi per fare la pizza. Ok? Ciao. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati al momento. Allora, adesso le nostre belle palline sono pronte. Le mettiamo nella farina. Mani incrociate fino ad arrivare quasi al bordo dall'altro lato, poi ci spostiamo nella spianatoia e andiamo avanti. Ovviamente dobbiamo sempre lasciare il bordo, perché se dobbiamo fare la napoletana il bordo ci deve stare. Mano dello schiaffo, spostiamo la farina in eccesso già in anticipo. Lo schiaffo serve per tirare via la farina, come vedete, in eccesso, perché, ma soprattutto per allargare il disco di pasta. Mi raccomando, la farina va tolta, perché sennò. Po' di farina qui. Io la uso nella pala in legno, ma più avanti arriverà anche la barella, poi la facciamo vedere nei prossimi video, faremo vedere come funziona. Ok, facciamo una classica margherita. Il disco di pasta va sempre, prima di essere messo, prima che lo mettiamo dentro nel forno, lo muoviamo, lo allarghiamo, gli diamo la forma che deve essere della pizza, poi andiamo nel forno. Forno F1 PH 134, via. E adesso facciamo un bel minuto. In 1 minuto e mezzo la vera pizza napoletana deve essere pronta. L'impasto tra poco si alza. Qui abbiamo la platea 4,50, scusate, la platea 400 e il cielo a 4,50. Abbiamo esattamente 1 minuto e 16, tra poco la tiriamo fuori. 1 minuto e 16, 1 minuto e 30, via. E voilà. Guardate che spettacolo. Facciamo la prova del bordo, guardate. Guardate. Cottura perfetta. Vabbè, non ci resta dire buon appetito e mi raccomando, seguite il nostro canale perché ne faremo delle belle. Ciao a tutti!